Matilde Brandi, anche tu a questa edizione di maggio del Tennis and Friends, quanto è importante per te prendersi cura della propria salute? È fondamentale. Io devo ringraziare Giorgio Meniskincheri che ogni anno organizza queste giornate di prevenzione, salute, sport, e poi oggi veramente è una giornata meravigliosa, quindi tutti i romani devono venire qua per fare questi test gratuiti. Prevenire, ragazzi, è meglio che curare, non è la solita frase fatta. Tra l'altro anche le mie figlie oggi gli ho fatto fare hanno preso la pressione la prima volta. È giusto, dobbiamo insegnarlo proprio ai nostri figli, cominciare proprio dai bambini, a insegnargli e a spiegargli. Loro ascoltavano molto i dottori che gli dicevano proprio questa cosa: più crescete più dovete capire l'importanza di prevenire, quindi andare a fare dei check-up o insomma delle analisi varie, quello che faccio anch'io sempre, cerco di fare sempre. Tu hai un corpo bellissimo perché sei anche un atleta, una ballerina professionista, insomma hai fatto sport per sempre nella tua vita. Anche le tue figlie fanno sport? Sì, loro seguono le mie orme, nel senso ballano, danza, fanno danza, non amano come me, non hanno tutta questa passione, però magari gli verrà. È giusto, ecco, anche un altro consiglio che dico ai genitori: spesso i bambini oggi vogliono lasciare, no? Mamma, mi sono stufata. Cerchiamo noi genitori di insegnarli a non mollare sempre. Allora fanno nuoto e si stancano, fanno tennis e si stancano, fanno danze. No, allora cercare di seguire un percorso. Troppi percorsi ti confondono. Io dico, io da piccolina ho fatto solo quello, devo dire è stata una mia scelta, è chiaro, non deve essere una costrizione da parte nostra, però al primo cenno tante volte oggi i bambini: no mamma, sono stanca. Ok, la stanchezza ci sta, però devi seguire, anche perché poi a casa stanno con i tablet, i cellulari, via, basta. Quindi viva lo sport. Viva lo sport, sempre.